Buongiorno ragazze e bentornate sul mio canale YouTube. Prima di cominciare, come sempre, vi ricordo di partecipare al mio giveaway. Vi linko qui in alto a destra il video. È un giveaway con solo tre semplici regole e che verrà chiuso al raggiungimento dei 500 iscritti al canale YouTube. Siamo già a 420, se non erro, per cui l'obiettivo è vicino. In premio, bellissimi pennelli Real Techniques, palette Shaka, ombretti Collistar, matite Kiko. Quindi, insomma, partecipate. E veniamo al video di oggi. Oggi ho avuto il piacere di visitare Italy Roma e dunque mi sono imbattuta, o meglio, ci sono andata apposta perché lo sapevo, nei nuovi ombretti della Nabla Cosmetic, i cosiddetti cream shadow, che sono questi ombretti appunto in crema. Sono usciti in sei colorazioni. Vi avvicino un pochino il Deplian. La prima colorazione è questo marrone scuro intenso Caffeine Pinkwood, che appunto è un rosa bello carico, devo dire, e Bakery, che invece è un marrone chiaro, e Underpainting, che è un crema molto molto bello, Dandy, che è un marrone con riflessi oro piuttosto intensi, ed infine un amaranto adattissimo per l'ottobre Supreme. Questi appunto sono gli ombretti, sono tutti rigorosamente cruelty free e vegani, come d'altronde tipico del marchio Nabla Cosmetics. Il sito, ve lo ricordo, è www.nablacosmetics.com per maggiori informazioni. Il prezzo è sugli 11,80 euro, se non ricordo male. Sono waterproof, questo è importante. Io ne ho preso solo uno perché in particolare mi interessava una colorazione. Ve lo vado a far vedere. Allora, questa è la confezione, appare così, vedete, Longwear Cream Eye Color, quindi è un ombretto, diciamo, in crema a lunga tenuta. Il contenuto netto è di 5 ml e vediamo se dietro c'è scritto qualcos'altro. Dalla data di apertura, la confezione dura 6 mesi, ripeto, cruelty free e vegano, rigorosamente made in Italy. Che altro si dice? Ok, ombretto in crema, questo l'abbiamo detto. Lo andiamo ad aprire. Allora, la confezione in cartone è molto curata, mi piace molto. La apriamo e dentro c'è un pottino. Eccolo qui. Io ho voluto prendere, eccolo qui il pottino. Io ho voluto prendere la colorazione underpainting, cioè questa neutra. Perché ve la apro? Perché sinceramente lo vorrei usare come base trucco. Essendo un colore a lunga un ombretto, scusate, in crema a lunga tenuta waterproof, lo vorrei usare come base per tutti i make-up giorno e anche sera, per uniformare l'incarnato della palpebra, eliminare quelli che sono i piccoli rossori, i piccoli capillari che comunque in qualunque palpebra sono visibili, e avere quindi un incarnato perfetto sotto l'ombretto. Questo è il pottino, vi faccio velocemente uno swatch. Fa quasi peccato rovinarlo. Eccolo qua, vedete, è assolutamente neutro. Lo passo magari, ecco qui, affinché lo possiate vedere. Vedete, è un ocra molto chiaro, ricorda molto i paint pot di MAC, ad esempio soft ocre, un pochino così. Ovviamente soft ocre, i paint pot sono molto più costosi, ecco anche perché questo mi è sembrato un buon compromesso. Sono molto pigmentati, per cui ripeto, ne basta un nulla. Considerate che sono, se non erro, a base siliconica volatile, per cui bisogna, una volta utilizzati, richiudere bene la confezione in modo che non si secchino. Quindi io lo faccio ovviamente subito. Eccolo qua, ben chiusa. Ripeto, il pot è molto carino, la linea mi piace. Le commesse sono state così carine da regalarmi tre tester, e questi due sono uguali, sono quelli di un'acqua micellare struccante viso-occhio di Pura Vida Bio. Ero andata lì anche per prendere la mia acqua micellare Omia, ma ho scoperto che Omia non viene venduta al momento da Italy. Ecco perché la commessa mi ha voluto far provare quest'acqua micellare qui. Il marchio, essendo bio, da me è molto gradito. E, vedete qui, prodotto vegano e gluten free, quindi non contiene glutine. Sono prodotti made in Italy questo. Vediamo che altro ci dice la confezione, vediamo se si legge. Vedete, nickel tested, dermatologicamente testato. Allora, vediamo che cosa si dice. Vuoi eliminare ogni giorno le impurità della pelle e rimuovere il make-up da viso e occhi in un solo gesto? Usa l'acqua micellare Pura Vida Bio per idratare, tonificare e deteggere anche la pelle più delicata. Modo d'uso, va bene, inumidire il dischetto.
Ok, il modo d'uso è piuttosto tipico. Contiene lisato di riso, lisato d'avena, melioto idrolato, aloe succo, rossa idrolato, pomodoro estratto, sorbitolo, detergenti di origine vegetale. Tutte le diciamo, sostanze con asterisco vengono da agricoltori bio al Cenera oppure da agricoltura biologica. Insomma, questa acqua micellare la provo veramente molto volentieri. La confezione l'ho vista in vendita da Italy a circa 14 euro. So che comunque è un marchio molto buono. E poi mi hanno regalato quest'altro tester di questa crema viso idratante con aspersina, quindi diciamo con sostanze derivanti dalla bava di lumaca. Questa è una crema, mi è stato detto, viso assolutamente bio, e il fatto che abbia l'aspersina all'interno fa sì che questa sia una crema scariente. Il marchio è Dermoelix e ho visto che la linea Dermoelix ha molti prodotti, fra cui oltre alla crema viso anche una crema mani schiarenti, per cui chi ha problemi, diciamo, di macchie cutanee sulle mani può anche appunto approfittare e provare questa crema mani. Il costo mi pare per la confezione da 50 millilitri, non lo ricordo, l'ho visto, ma insomma non sono costi altissimi, per cui si può provare. E qui si dice appunto di applicarla ogni mattina sul viso e collo, ben detersi, massaggiando fino a completo assorbimento. Ottima come base per il trucco. Devo dire che mi è sembrato sia così perché me l'hanno fatta provare al negozio ed effettivamente ha avuto un assorbimento molto veloce. Io lo riproverò adesso a casa, ed essendo ad assorbimento veloce al mattino mi sembra ideale come base trucco sicuramente. Vi dirò che cosa ne penserò meglio dopo l'utilizzo del test. Ovviamente per avere i primi risultati di schiarenza dal tester purtroppo non potrò capire. In genere, appunto, per conoscere l'efficacia schiarente di questo tipo di creme, bisogna avere la costanza di utilizzarle come minimo per 3 settimane consecutive per cominciare a vedere i primi segni e i primi effetti. Io questo l'ho provato con altri tipi di creme, ovviamente, ma immagino sia valida anche per questo. Quindi il tester è più che altro per provare, ovviamente, la texture e la piacevolezza, ovviamente, sulla pelle. Ragazzi, io vi saluto. Come sempre, vi invito a lasciare un like. Like, se il video vi è piaciuto o vi ha fatto solo compagnia, vi invito sempre a sottoscrivere, pardon, ho mosso la telecamera, il canale, e a controllare nell'info box tutti i contatti ai miei social, in particolare al blog, Twitter, Pinterest, Instagram e credo e pagina Facebook. E sempre ricordatevi di partecipare al mio giveaway in corso. A presto, ragazze, ciao!